Moreo, Moreo, Termine, si proietta Termine, sovrapposizione di Termine, ancora Termine, fatto 40 metri a testa bassa, ha guadagnato un calcio d'angolo. Ripeto come ho detto prima, ottima la prova del laterale esterno basso della Caronnese. Greco, tutta schierata la difesa in maglia gialla. Rete, 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 Ferré, numero 10 Ferré, Ferré, sfruttato ancora un'altra volta, il calcio d'angolo di Greco, bel pallone tagliato, insaccato da Ferré, 22esimo. Esce Ferré. La Caronnese ha sostituito il numero 10 Ferré con il numero 13 Sandrin. Palla gol di Sandrin appena entrata. Rigore, rigore, rigore. Palla gol, in un attimo è successo di tutto, appena entrato Sandrin, stavo segnalando questo cambio, si è trovata una palla gol sventata dal portiere, pallone che è giunto al suo compagno giudici steso da un difensore ospite, e l'arbitro calcia penalti, intervento. Massaggiatore medico, prontissimi. Cinque minuti del termine, Ligori contro Bertacco, fischia l'arbitro, rete, rete, con Olimpica calma, 2-0 su rigore. Fai male, vero Scarpelloni? 2-0 Ligori. Fine partita, Caronnese Fersino Perginese, vittoria casalinga 2-0. Con noi il vicepresidente Galli, sempre ottimo osservatore, in tribuna possiamo confermarlo, nelle nostre vicinanze, sempre attento. Le chiedo subito, la Caronnese primi classifica, forse da sola, la partita di oggi è stata nel primo tempo equilibrata, anche se loro erano in 10 dopo un 25 minuti e mezz'ora. Nel secondo tempo l'uomo in più è uscito e meritatamente ha trovato due gol la vittoria. Ha visto come la partita lei? Ma anzitutto devo fare i complimenti alla squadra avversaria, perché è una squadra veramente difficile da affrontare, squadra che peraltro non perdeva da oltre 40 partite, quindi qualche merito dobbiamo riconoscerlo. Una squadra che ci ha fatto soffrire, che chiaramente da quando è rimasta in 10 noi abbiamo avuto l'uomo in più, però nonostante fossero in 10 hanno sempre giocato, sono anche riusciti a colpire una traversa a pochi minuti dalla fine, per cui una squadra che ci ha sempre tenuto sulla corda.
In effetti anch'io in cronaca ho speso delle buone parole per questa squadra, non sapevo, non ero a conoscenza di questa finezza, di tutte queste partite qua che era imbattuta. Veniamo ai suoi ragazzi, io ho speso pubblicamente in cronaca complimenti per tutti, ma in maggior modo ce ne sono 3-4 che, secondo il mio punto di vista, che non conta, giocano proprio in un modo, faccio i nomi anche se non si può, Greco, Legrenzi, Bruni, giudici nel primo tempo. Ma devo dire che tutta la squadra è da elogiare per come si sta comportando, poi chiaramente ogni partita ha le proprie individualità. Greco a mio parere un grande acquisto per la società, così come Legrenzi, i giudici lo conoscevamo già dall'anno scorso, Bruni lo conoscevamo già dall'anno scorso. Devo dire che però tutti i giocatori, tutta la squadra sta lavorando con lo spirito giusto, che è la cosa più importante, cioè lavorare tutti insieme, la squadra che vince, la squadra che perde. Quindi io gli elogi li farei a tutti i ragazzi, lì compreso il mister, che sa sempre come metterli in campo. Sì, adesso io volevo proprio toccare questo argomento, lei mi ha anticipato, volevo dire questo. Sto notando in questo breve periodo, io vado anche a assistere a degli allenamenti, che c'è un clima migliore, diverso di quello del campionato scorso. Ne ho parlato, ne ho accennato la settimana, l'altra partita casalinga con il mister, giovani, gruppo unico con gli anziani, cosa che l'anno scorso c'era un pochettino di... Ma adesso, come si suol dire, acqua che è passata non macina più, quindi non stiamo adesso a dire come era l'anno scorso, come quest'anno. Quest'anno sicuramente siamo partiti con uno spirito diverso. Il presidente in testa e tutta la società ha chiesto al direttore di avere una squadra molto giovane e di avere una squadra molto unita, soprattutto per far crescere molto i ragazzi. Io non vorrei dimenticare che dei nostri giocatori dell'anno scorso, 3 dei nostri giocatori oggi militano in squadre di categoria superiore, pur essendo ragazzi del 92 e del 93. Per cui il nostro lavoro è questo, cioè mettere i ragazzi, soprattutto i giovani, nelle condizioni migliori per poter esprimere tutto il loro potenziale, nella speranza di vedere questi ragazzi che diventano dei giocatori finiti. Va bene, grazie mille, grazie, signor Galli, in bocca al lupo. Crepi. Fine partita, un po' stanco, testa bassa, adesso finalmente sorridente. Hai aperto le segnature, portato in vantaggio la tua squadra, poi è giunto il rigore, comunque i giochi erano fatti. Partita dura perché gli avversari ostici, una bella squadra detta di tutti, vi ha dato molto filo da torcere anche se erano un uomo in meno. Primo tempo abbastanza quadrato, avete fatto l'ultimo quarto d'ora forcing. Gioco forza, nel secondo tempo l'uomo in più, è uscita l'esperienza e la vostra tattica e siete andati in rete tu, il rigore, partita vinta. Tu come hai visto questa partita? Una partita difficile, siamo partiti molto bene nonostante la parità numerica, poi quando hanno espulso il giocatore loro siamo andati un po' in confusione, abbiamo cercato il gol subito facendo per l'appunto confusione. Siamo entrati nel secondo tempo molto più tranquilli, facendo girare il pallone e siamo arrivati al gol su calcio piazzato. Poi Ligori su calcio di rigore ha chiuso per l'appunto la partita. Però è una partita molto dura, se non sbaglio loro 40 partite che non perdevano. Sì, l'ho sentito prima dal vicepresidente. E quindi non è mai facile. E siamo contenti anche perché abbiamo dato continuità al gran lavoro che stiamo facendo. No, loro si sono visti che è una squadra ostica, poi c'è quel dato di fatto lì. Adesso, sentendo i risultati, sembra che siete soli in primi classifica da soli. Cosa vi aspetta? Cosa cercate? Dove volete arrivare? Ma noi giochiamo partita dopo partita, senza porci obiettivi. Piedi per terra. Sì, noi sì, anche perché abbiamo come insegnamento quello che è successo l'anno passato. Quest'anno giochiamo partita dopo partita con gran voglia, grande carattere, grande determinazione, non molliamo niente. A Trento i miei compagni, perché hanno giocato loro dall'inizio, hanno fatto una gran battaglia, io la reputo una gran battaglia, e è quello che noi stiamo facendo ora, non molliamo nulla e siamo lì perché ce lo meritiamo. Poi dire quali sono gli obiettivi, quali non sono gli obiettivi, non lo so, noi giochiamo partita dopo partita sperando di vincerne il più possibile. Poi quello che sarà, sarà, vedremo alla fine. Ascolta, nel vostro girone milita un altro Ferré. Chi è il più bravo dei due Ferré? Quello della Caronese o l'altro? Non lo so.
Che è più bravo. No, è tuo fratello, per chi non lo sa, fratello suo. Tante volte me l'hanno fatta questa domanda. Io me lo auguro che sia più bravo di me, per lui. Poi lo dirà il campo. Lo dirà il campo. Ci affrontiamo il 26, se non sbaglio, qui in Coppa Italia, e vedremo. Anche perché non ho mai giocato contro di lui, quindi non... Ascolta, adesso seriamente, è cambiato un po' il clima in squadra rispetto al campionato scorso, tra i compagni, giovani, meno giovani? Ma quest'anno, fin dall'inizio, abbiamo deciso di viverla molto più serenamente, senza... Sì, appunto, molto più serenamente, siamo più tranquilli, secondo me molto più uniti, e è quello che ad ora sta facendo la differenza. Poi anche l'anno scorso siamo partiti in questa maniera, quindi si vedrà più avanti, però c'è un bellissimo clima, siamo tutti contenti e felici di quello che stiamo facendo. Benissimo, grazie, in bocca al lupo. Fine partita, Corrado Cotta, allenatore della squadra primi in classifica, forse in solitario dopo questa vittoria per 2-0. Partita molto tirata, noi l'abbiamo vista, avevate come avversario un'ottima squadra, poi ho saputo che tanto tempo che non perdeva, siete stati i primi a sconfiggerli, anche se in 10 vi hanno dato filo da torcere. Ho riassunto in breve questo quanto ho visto io, tu come l'hai vista, Corrado? Beh, innanzitutto il fatto che siamo in prima in classifica fa piacere, ma a me personalmente non mi interessa. Io ho dato un input alla società e alla squadra che dobbiamo giocare partita dopo partita. È chiaro che fa piacere aver 12 punti e in un certo senso non so le altre cosa abbiano fatto, però andiamo avanti. Per quanto riguarda le 40 partite che l'avversario non perde, si è visto sul campo, squadra compatta, squadra abituata probabilmente a difendere, a ripartire. In effetti ci hanno messo in difficoltà, e soprattutto poi quando sono rimasti in 10 che hanno cercato di chiudere gli spazi e cercare di ripartire. È vero che non ci hanno impensierito più di tanto, ma è anche vero che poi non ci hanno concesso più di tanto, diventava sempre più difficile a trovare spazi. Bisognava alzare il ritmo e l'abbiamo fatto alla fine del primo tempo. In due o tre situazioni siamo andati vicino al gol con Giudici e Ferré, due situazioni diverse. Poi il secondo tempo, dal mio punto di vista, sono stati bravi a stare equilibrati, a non dare spazio a loro, e lì abbiamo in ampiezza gestito un po' la partita, abbiamo trovato il gol e poi è diventato decisamente più facile a ripartire, ribaltando poi quello che è il concetto loro della gara. Va bene, andiamo avanti. Come vedevamo noi in tribuna, appunto, primo tempo prima dell'espulsione, due squadre che si studiavano, il gioco non era velocizzato, però era un gioco abbastanza lineare, bello, corretto. Forcing nell'ultimo quarto d'ora, e nel secondo tempo non siete partiti a testa bassa, mi è sembrato di vedere a me, sì. Ripeto, con calma, vedevo tu che davi ordine di costruire bene le giocate, cose che i tuoi ragazzi ti hanno ascoltato. Sì, sono d'accordo, non siamo entrati in frenesia, era un obiettivo non cercare subito di andare assolutamente a sbloccare la partita. Abbiamo avuto ragione, abbiamo cercato di dare, ripeto, ampiezza, allargare poi le due parti esterne del campo per cercare poi di sfondare sugli esterni e creare qualche situazione di palla inattiva, ci siamo riusciti. È sicuramente un merito, anche perché poi abbiamo puntato a giocate in uno contro uno di Giudici, di Monreo, dello stesso Ferré, per cercare poi di trovarci degli spazi. Ecco, ripeto, va bene, è per l'ennesima volta, lo dico, è probabilmente il frutto di un lavoro che si sta vedendo, perché il 70% della rosa ormai conosce i miei metodi, conosce il mio carattere, conosce le mie idee, ci stiamo lavorando da quasi 2 anni e quindi qualcosa stiamo raccogliendo. Si vede che una squadra che gioca compatta, giocano tutti uno per l'altro, veramente devo complimentarmi a prescindere dalla posizione di sei in classifica, della vittoria. Ci sono cambiamenti rispetto alla squadra dell'anno scorso. Però, come facevo notare prima, mi sono permesso di far notare al vicepresidente Galli, dal mio punto di vista ci sono 3 giocatori che, bravissimi tutti, gli altri 8, 9, quelli che mettono, ma quei 3 lì sono una spanna sopra gli altri e non voglio fare i nomi. C'hai dentro 3 giocatori che potrebbero fare le serie superiori come vogliono.
Sì, lei dice tre, io dico che inserisco anche Moreo, che è chiaramente per gli addetti ai lavori, probabilmente per il tifoso è una sorpresa, per noi non è una sorpresa. Lo sapevamo che avevamo questo 93 di grande prospettiva e di grande capacità tattica, perché lui sa fare l'esterno a 4-4-2, sa fare la punta esterna a 3, sa fare la prima e la seconda punta, e col fatto di fuori quota in queste quattro gare l'ho usato prima, seconda punta, esterno, come avete visto, pum, lo sposto, non lo sposto. Io voglio complimentarmi con lui senza togliere niente agli altri, poi scegliete voi poi chi sono i due o tre giocatori sopra la media. Volevo anche aggiungere una cosa sulla domanda di prima, che ricordiamoci che è la terza partita in una settimana, e quindi il fatto che poi magari il ritmo non è stato per 90 minuti, per 50 minuti sopra la media, anche perché è un po' di stanchezza giocando domenica, mercoledì e domenica, è chiaro che qualcosa si paga. Appunto, volevo arrivare, a proposito di Moreo, mi stavo fuggendo questo particolare, ho sentito un tuo urlo verso la fine quando si è rialzato per terra. Gli ho detto di star giù. Oh, l'ho sentito bene. Sì, gli ho detto di star giù, anche perché è inutile che dalla panchina non si vede, da lontano non si vede, e qui porto anche la voce del fisioterapista e del dottore, inutile fargli fare 50-60 metri per niente e risalire, perché sembra un po' una presa in giro, se uno o si alza subito o rimane giù, in modo che riusciamo a capire un po' l'entità del problema. E poi mi sembra anche giusto come strategia di stai giù, vinci 2-0, certo, un giocatore anziano più scafato sarebbe stato giù. Si sarebbe magari anche addormentato. Un'altra cosa, Corrado, siccome noi non possiamo venire, non veniamo in trasferta, mi brevemente un giudizio sul comportamento della tua squadra che tiene in trasferta, due partite che hai fatto e due partite che hai vinto. Beh, io non le vedo, non so giudicare, voglio sentire. No, devo dire che settimana scorsa, dopo la prima partita in casa, vinta contro il Sant'Angelo 2-1, avevo rimproverato poi alla ripresa degli allenamenti la squadra per la leziosità. Mercoledì mi ha smentito, perché su un terreno quasi al limite, è arrivata una acquazzone su Trento dalle 10 alla mattina e ci ha accompagnato fino in serata, la squadra ha avuto un atteggiamento di personalità gagliardo, ha combattuto e tutto, e quindi abbiamo sposato un po' le due cose, quello che è il gioco, magari la bellezza della velocità di quando poi andiamo negli spazi, e soprattutto la sostanza della partita di Trento. Adesso andiamo a Mezzocorona, anche altro campo difficile, mi dicono che giocano allo vecchio stadio in centro, in città, sintetico, campo stretto. Mi sembra che oggi abbia vinto sesto, quindi è un altro test importante. Vabbè, ma Corrado, voi siete la Caronese. Boh, cambiando discorso, ho saputo che in effetti la società forse riesce a contentarti infoltendo di uno o due elementi la rosa. Se lo sa lei, mi fa piacere. Così è un passante. Io a oggi non so questo tipo di situazione. Hanno intenzione, sì. Diciamo, hanno intenzione. Se ci stanno lavorando, mi fa piacere. Hanno intenzione di. Mi fa piacere, si sta lavorando, anche perché probabilmente qualcosa manca, lo sappiamo. Lo sanno anche loro. A oggi non abbiamo ancora infortunati importanti, e oggi abbiamo la rosa che è partita abbastanza completa. Le squalifiche sono in questo momento dalla nostra parte, non abbiamo ancora espulsi, abbiamo pochi giocatori con due ammonizioni, e niente, se dovesse arrivare qualche giocatore mirato, sicuramente mirato, a me mi fa solamente piacere. Va bene, Corrado, grazie mister, in bocca grazie al lupo. A grazie a lei, arrivederci. Fine partita, purtroppo la squadra di Donati è uscita sconfitta per 2-0 qua a Carono Pertusella. Nonostante abbiate fatto un'ottima partita, specialmente se visto nel primo tempo, ma dopo, anche quando è stato espulso tuo compagno, non vi siete dati per persi, atleticamente eravate fino al 92esimo di più, avete corso, avete pressato, avete fatto. Ho saputo che era 40 partite che non perdevate, no. Tu sei stato uno dei migliori, in più hai colpito quella traversa spettacolosa a 3 minuti dalla fine. Vuoi aggiungere qualcosa? No, dispiace un po' per il risultato, anche perché noi eravamo abituati bene, diciamo, visto che veniamo da 40 risultati utili. Dispiace proprio perché è stata condizionata da quell'espulsione dopo 15 minuti che era... Scusami un secondo, io non voglio passare per parte. Quando trovi l'arbitro che il regolamento proprio
lo mette in pratica, le due ammonizioni ci stavano, anche se è stato troppo fiscale. Sì, forse un po' troppo fiscale, anche sì. Dopo 15 minuti non puoi rovinare una partita così. Noi ci abbiamo provato lo stesso, abbiamo provato a mettere in difficoltà la Caronnese, si sa che è una buona squadra. Noi essendo una matricola, un po' di inesperienza la paghiamo sicuramente. Vediamo di ribaltare subito il trend per domenica prossima in casa e di tornare a successo. Guarda, noi seguiamo le partite casalinghe di questa squadra, non voglio fare così, ma veramente avete fatto un'ottima impressione, nel senso che ho visto altre squadre, faccio i paragoni, siete una squadra veramente difficile da battere e giustamente, come fai notare, se foste rimasti in 11 come sarebbe andata non si sa. Sì, adesso noi è il primo anno che facciamo questa categoria, quindi ci sono giocatori esperti. Sì, sì, certo. Abbiamo cambiato tanto l'anno scorso, vediamo adesso di chiudere il cerchio, ci mancano alcuni uomini, devo rientrare da qualche infortunio. Adesso la squadra è sicuramente buona, la nostra, cerchiamo di fare un campionato all'altezza, diciamo. Va bene, te lo auguro, in bocca al lupo e grazie. Grazie. Fine partita Caronnese vittoriosa, per la prima volta i nostri microfoni Federico Ligori, nuovo giocatore della Caronnese che è venuto quest'anno, parlando brevemente della partita difficile, perché loro si sono dimostrati un'ottima squadra anche con un uomo in meno, andato filo da torcere, dopo sbloccato il risultato, il 2-0 tuo su rigore. Partita finita, siete i primi classifica. Vuoi dire qualcosa su questa partita? Io credo che questa partita sia stata molto difficile, soprattutto perché credo che una squadra quando viene qua a giocare cerca sempre di difendersi e si mettono tutti dietro la linea della palla, cosa che ha fatto questa squadra di oggi. Poi soprattutto in 10, io credo che noi il primo tempo non abbiamo subito forse neanche un tiro in porta. E... Scusa, ma nemmeno ne avete fatti, solo l'ultimo quarto d'ora, due tiri di giudici e basta. Sì, però secondo me la mole di gioco che abbiamo fatto è stata una mole di gioco importante. L'unica cosa che tengo a dire, secondo me loro si chiudevano e quindi gli spazi erano veramente pochi e cercare di andare a rete era quasi impossibile. Infatti secondo me il primo tempo la partita si poteva sbloccare o su un calcio da fermo o su una giocata di un singolo, cioè un uno contro uno, un tiro da fuori, perché comunque loro si difendevano in 10 dietro la linea della palla. Sì, ma la Caronnese è specialista sulle giocate inattive, corner, punizioni, con Greco che ve le mette lì davanti. Infatti si è visto, infatti secondo tempo abbiamo fatto gol su un calcio d'angolo di Greco, io l'ho toccata e Andrea Ferré ha fatto gol, quindi possiamo dire che, però noi non ci stupiamo che stiamo facendo bene nelle palle inattive, perché comunque noi ci lavoriamo in settimana. No, ma lo so, io ho anni che seguo la Caronnese, vengo a vedere anche gli allenamenti e noto queste cose e lo so che, anzi è una cosa in più riuscire a far gol su queste palle. Io credo che poi dati alla mano il 70% delle partite vengono sbloccate su palle da ferro. Quando si fa fatica quelli si chiudono. E vengono sbloccate su palle native, quindi avere quest'arma in più, soprattutto quando si affrontano delle squadre che si chiudono come questa di oggi, ti dà quel margine dove puoi puntare per ottenere le vittorie anche solo su un calcio da fermo. Senti, io non so chi è il rigorista designato della Caronnese, in questo caso oggi l'hai tirato te, com'è stato? Ti hanno detto i tuoi compagni tira tu, hai voluto tirare tu, sei tu quello designato? Il rigorista lo decide il mister, quindi io appena è successo il fallo su giudici ho guardato il mister mi ha detto battilo te, io ho battuto io il rigore. Io credo che il rigore, qualsiasi cosa, è la squadra che lo decide. Poi io in questo momento venivo da una partita di mercoledì e la partita anche di domenica che avevo sbagliato un gol, e quindi mi dà anche modo di essermi sbloccato tra virgolette, perché comunque per un attaccante il gol è importante, e quindi grazie alla fiducia che mi ha dato la squadra di poter battere questo rigore e quindi magari anche di sbloccarmi. Sì, ottima cosa fatta nei tuoi confronti. L'ultima cosa, poi ti lascio andare. Come stai trovando l'ambiente caronnese? Io trovo un ambiente sano, trovo un ambiente dove ha fame di calcio, e che è importante, e che vuol valorizzare i giovani. Infatti noi siamo una delle squadre
giovani del, più giovani del campionato, e, però io credo che sai, i risultati danno tanto morale e danno tanta soddisfazione per quello che comunque noi abbiamo fatto, perché noi siamo in ritiro dal 25 di luglio e quindi i frutti si vedono durante il campionato, e quindi vuol dire che stiamo raccogliendo quello, il duro lavoro che abbiamo fatto tutto in questo precampionato, e credo che sia giusto per la squadra e per il lavoro svolto settimanalmente. Benissimo, ti ringrazio e auguri in bocca al lupo.